Buongiorno a tutti quanti amici, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo bisogno di un pochettino di calorie, visto che c'è troppo caldo, allora noi approfittiamo. Cosa facciamo oggi? Avevo un pochettino di trita qua, un po' di trita di suino, farò una specie di ragù, ecco, un ragù che poi condirò la pasta, ecco, un ragù di suino farò oggi. Quindi ragù di suino, della passata di pomodoro, del sedano, poi abbiamo bisogno del pepe, olio extravergine di oliva, carote, cipolla, uno spicchietto d'aglio, sale, prezzemolo e dei piselli, aggiungerò dei piselli, farò questo specie di ragù, un ragù diciamo a base di carne di suina e poi condiremo, vediamo quello che mi viene in testa, farò un primo eccezionale. Un primo eccezionale, signori. Adesso ci vediamo per il proseguimento del nostro piatto a tavola. Non si invecchia mai, buona giornata a tutti. Bene, nel nostro frullatore abbiamo messo il sedano, la carota e il prezzemolo, lo spicchietto d'aglio. Adesso andiamo ad aggiungere la cipolla. La tagliamo, così, la buttiamo qui dentro. Ok, cipolla, qui abbiamo un altro pezzettino ancora. Ecco qua. E lo mettiamo qui dentro. E adesso andiamo a frullare il tutto e ci vediamo dopo. Bene, guardate qua. Ho tritato tutto, la carota, la cipolla, il prezzemolo e sedano. E vado a buttare anche lo spicchietto di aglio e vado a buttare tutto in una pentola che già ho messo l'olio che sta già friggendo, che sta riscaldando e ci vado a buttare il nostro composto. Tutto tritato così non vedono niente i bimbi, insomma che mangiano tutto. Ecco. Faremo rosolare un pochettino il nostro composto e ci vediamo dopo. Bene, adesso prendiamo, abbiamo fatto un pochettino rosolare leggermente, ma non troppo, il nostro trito di verdure e andiamo a buttare dentro adesso il nostro ragù di suino. Eccolo qua. E lo andiamo a fare rosolare insieme alle nostre verdurine. Piano piano, non avete fretta perché il ragù è una cosa seria. Questo è un ragù, diciamo, di trita di suino. Ecco, e lo facciamo rosolare. Lo facciamo rosolare insieme alle nostre verdure dopo. Eccolo qua. Abbiamo messo nella nostra pentola. E lo faremo rosolare pian pianino con le nostre verdure. Bene signore, adesso che si è un po', diciamo, abbiamo fatto dorare un pochino con le nostre verdure, andiamo a mettere un mezzo bicchiere di vino per l'abbondante, io sto utilizzando un ortrugo dei Colli Piacentini, e lo faremo, diciamo, faremo evaporare il nostro alcol. E ci vediamo dopo. A dopo. Bene, come vedete il nostro vino sta facendo la sua evaporazione, sta buttando tutto il suo alcol. Vediamo i profumi che si sono espansi, veramente una cosa incredibile ragazzi, eh? Bene, giriamo. Adesso che dovremmo stare ancora qualche minutino così, arriviamo a rosolare insieme al vino e tutto quanto, appena il nostro alcol aveva finito di evaporare, andiamo a buttare la nostra passata di pomodoro. Eccoci qua, il nostro vino è evaporato, adesso andiamo a mettere la nostra passata di pomodoro. Un pochettino
di acqua, sì. Benissimo. Lasciamo un pochettino, aggiustiamo con un po' di sale, non esageriamo con il sale, aggiustiamo un po' di pepe, così, così, e porteremo a bollore. Appena raggiungerà il suo bollore, abbasseremo la fiamma e lo faremo cuocere con il coperchio semichiuso, con piano piano. L'ho fatto così, visto? Così, adesso faremo arrivare a bollore. E poi aggiungeremo l'elemento che non ho fatto vedere prima, un elemento importante, oltre a creare la sua dolcezza, diciamo, aiuterà a togliere dell'acidità, insomma, quello che può contrastare questo ragù. Ci vediamo fra un pochino, che nel frattempo che arriverà a bollore. Eccolo qua, abbiamo raggiunto a bollore il nostro ragù. L'elemento mancante: metteremo un bel cucchiaio di concentrato di pomodoro e il nostro cucchiaino di miele. Metteremo questo, contrasterà l'acidità e tutto quanto, e il nostro passata di pomodoro. Scusate per la immagine, ma devo cucinare, devo girare, devo fare il cameraman, devo fare un po' tutto, e quindi non si riesce bene. Comunque, eccoci qua. Bene, abbiamo buttato anche dentro il nostro concentrato di pomodoro. Appena arriverà a metà cottura il nostro ragù, andremo ad aggiungere i nostri piselli. Bene, ci vediamo con il proseguimento del nostro piatto. Bene, sentite il rumore del ragù? Io sento soltanto il profumo. Adesso l'ho portato a ebollizione. Abbasseremo la nostra fiamma, così, e metteremo il coperchio lasciando un pochettino così aperto. E lo facciamo cuocere pian piano, senza fretta. Nel frattempo, andate a prendere un gelato, qualcosa, e poi ritornate. Fra una mezz'oretta, insomma. Ciao, dopo. Mettete il coperchio così, un bocco socchiuso, e poi controllate ogni tanto se tutto va bene. Bene, è passata quasi un'oretta, adesso è il momento di andare ad aggiungere i nostri piselli. Ecco. Lasciamo un pochettino, facciamo cuocere, guardate che bellezza, profumo eccezionale, ragazzi, vedete? Facciamo cuocere i piselli e ci vediamo dopo. Eccolo qua, il nostro ragù si va concentrando. Eccolo qua, la nostra pentola, abbiamo messo l'acqua, appena bolle butteremo la pasta. Abbiamo imburrato una teglia, adesso questo eccesso lo togliamo, e poi in questa teglia andremo ad aggiungere del pan grattato. Faremo una platina del pan grattato. Ci vediamo. La nostra pasta è stata calata, adesso aspettiamo che arriva a cottura, la scenderemo un paio di minuti prima perché poi andrà nel forno. A dopo. Nella teglia precedentemente imburrata abbiamo buttato dentro il pan grattato e lo faremo fare una sorta di pavimento, ecco, di pan grattato. Eccolo qua, deve andare anche nelle pareti della nostra teglia. In questo modo. Grazie.
proprio. Ci vediamo dopo. Ecco. Adesso facciamo uno strato di ragù e lo andiamo a mettere dentro la nostra teglia. Così. E lo sistemiamo. Nella nostra teglia. Poi mettiamo la pasta. E mettiamo qui dentro così. Abbiamo la pasta e la buttiamo qui dentro così. Così mettiamo ancora del ragù. Ce lo buttiamo così. Prendiamo il nostro parmigiano reggiano, ce lo buttiamo dentro e continuiamo con la pasta. Così. Prendiamo la pasta al forno. E voilà. Come Dio comanda. Pasta al forno con ragù di suino, eh? Una roba eccezionale veramente. Ecco. Ecco. Mettiamocela tutta. Ecco. Così. Via. Così. Questo si mette. E voilà. Poi prendiamo il nostro ragù. E ce lo mettiamo tutto qua. Così. Ecco fatto. Benissimo, il nostro forno è messo a 180 gradi. Già sta per essere questo, evidentemente preriscaldato. Qua prendiamo ancora il parmigiano reggiano e ce lo andiamo a mettere. Ecco, poi prendiamo, per dare una croccantezza ci metteremo un po' di pan grattato. E andiamo a mettere nel forno, signori. E voilà. Così. Ecco fatto. Bene, dopo aver fatto questa operazione, prenderemo adesso la pellicola di alluminio, faremo adesso dei bucchierini e andiamo a mettere nel forno. Okay? E poi la lasceremo cuocere così una ventina di minuti e poi toglieremo l'alluminio di sopra. A dopo.